Buon pomeriggio, eccoci nuovamente live in diretta per il nostro appuntamento caldo di questo pomeriggio, appunto il main event della Tax TV Week, la nuova settimana monotematica di Le Fonti TV che è partita lunedì e che proseguirà fino a domenica proprio dedicata a questo argomento. Potete seguirci anche dal nostro sito lefonti.tv dove nella sezione eventi trovate tutti i riferimenti di questa settimana, ma non solo, anche di quelle già organizzate e anche quelle che hanno preceduto la Tax TV Week. Restart Economy, scenari di fiscalità nazionale e internazionale, si legge esattamente qual è l'obiettivo di una settimana come questa. Intanto, naturalmente, ci concentriamo sempre sul periodo che ha preceduto questo della ripartenza, il periodo del lockdown, nel quale tutti siamo rimasti fermi, chiaramente anche le attività imprenditoriali, e quindi le limitazioni delle attività imprenditoriali introdotte proprio dai provvedimenti che sono stati messi in campo hanno chiaramente limitato e cambiato il modo di operare. Cercheremo di capire da paese a paese cos'è successo, quali provvedimenti sono stati messi in campo, anche di metterli un po' a confronto, no? Per capire, e la parola chiave è proprio quella che abbiamo letto poco fa, come si può ripartire, quindi come la nostra economia possa ripartire. Anche perché, e questa è una premessa che dobbiamo sempre fare, ma non è una sorpresa, le previsioni proprio sul medio-lungo periodo non sono sicuramente confortanti. Si parla tanto di PIL per quanto riguarda l'Italia, che potrebbe arrivare anche a calare, naturalmente, parliamo del calo in doppia cifra, un meno 13%, qualora si riparlasse ancora di pandemia, quindi qualora la paura e l'emergenza del coronavirus dovesse tornare, ma a livello globale, quindi a livello mondiale, le stime che sono state pubblicate dal Fondo Monetario Internazionale parlano di una contrazione del 3% circa, naturalmente su questo anno, che però potrebbe diventare ancora più pesante, perché gli impatti di quella che sarà l'economia futura, di quello che sarà sull'economia futura, ancora non sono proprio delineati, perché si naviga un po' a vista, proprio per le incognite che ancora permangono, cioè rispetto al coronavirus che ancora non si è arrestato in alcune parti del mondo, ma soprattutto a un coronavirus che potrebbe appunto tornare. La crisi economica potrà essere affrontata, e qui arriviamo al clou di questo main event, quindi al clou degli argomenti trattati durante tutta la settimana, con misure straordinarie anche e soprattutto in ambito fiscale. Quindi vado a elencarvi subito i temi di cui parleremo da adesso fino alle 17:30, anche di più. Misure fiscali a sostegno della liquidità delle imprese, gli effetti della pandemia sulla fiscalità internazionale, le cooperative compliance nazionale e internazionale. E poi tutti i vari decreti messi appunto dal nostro governo, Cura Italia, liquidità e in ultimo rilancio, in ordine temporale, per il rafforzamento patrimoniale di privati e imprese. Ovviamente l'obiettivo di questo evento è di offrire spunti di riflessione su cosa potrebbe essere fatto per utilizzare la leva fiscale come opportunità per la ripartenza del paese. E lo faremo con i nostri ospiti che abbiamo come sempre suddiviso per praticità e anche per comprendere meglio le specificità di ciascun argomento in tavole rotonde. Io andrei subito quindi a presentare, a salutare il primo blocco, per così dire, composto da Paola Flora, responsabile servizio consulenza e compliance fiscale UbiBanca. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti. Grazie. Benvenuta. Saluto Ernesto Sellitto, wealth planning di Mediobanca. Buon pomeriggio anche a lei. E Buon pomeriggio. saluto anche Sara Lautieri, responsabile servizio affari fiscali di Reale Mutua. Grazie, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Allora, i temi, e naturalmente mi rivolgo anche ai nostri telespettatori, sono quelli elencati con tutte le variazioni che possiamo fare nel caso aveste delle domande o delle riflessioni da porci. Quindi io inizierei da Flora e inizierei dall'ultimo punto che ho toccato quando ho fatto l'elenco, cioè i decreti rilancio e liquidità, quelli del nostro governo, che hanno previsto tutta una serie di finanziamenti che naturalmente le banche hanno dovuto concedere alla clientela. Però molti sostengono una cosa su tutte, che non sia stata tenuta in giusto conto la leva fiscale. Insomma, cerchiamo di capire cosa funziona e cosa no, cosa c'è ancora da sistemare e cosa potrebbe essere fatto in modo migliore. Allora, buon pomeriggio a tutti. Io volevo precisare una cosa, in realtà, che i decreti, diciamo, che si sono succeduti nell'ambito del periodo di lockdown sono stati prevalentemente tre, poi lasciamo stare i provvedimenti attuativi e gli altri che li hanno seguiti. Quindi c'è il decreto Cura Italia, c'è il decreto liquidità e c'è poi il decreto rilancio che in questi giorni è in conversione presso il Parlamento. Allora, le misure di finanziamento, quelle vere e proprie, quelle che sono state giudicate dal Ministero
ministro delle finanze come un bazooka di liquidità, per essere onesti, sono prevalentemente contenute nel cosiddetto appunto decreto liquidità, dove si è voluto fondamentalmente far sì che le banche, assolvendo ad un ruolo, chiamiamolo diciamo istituzionale, riuscissero in un certo qual modo a fornire delle liquidità alle imprese e ai professionisti prevalentemente per poter far fronte all'emergenza del coronavirus. Quindi ci sono delle misure, e mi riferisco soprattutto in questo momento alle misure che sono state fatte, poste in essere per esempio per le PMI, che sono destinate a essere dei finanziamenti bancari, ma comunque garantiti in un certo qual modo, in misura totale o parziale a seconda dell'ammontare che si vuole, diciamo, in quale categoria si ricade, fondamentalmente garantite dallo Stato o quantomeno CDP. Sì. Allora, tra queste si possono ricordare ad esempio quella che ha tenuto banco su tutti i giornali, cioè il famoso finanziamento da 25.000 euro, che poi dopo in sede di conversione del decreto è arrivato a 30 con tutte le modifiche poi che sono intervenute anche queste. Tutte queste misure però, tutte queste misure contenute dal decreto liquidità fondamentalmente si caratterizzano per una fattispecie non banale. Non è stato in assoluto tenuto conto il problema fiscale, quindi fondamentalmente non è stata disciplinata la norma fiscale, o quantomeno non è stata introdotta una particolarità nella norma fiscale rispetto a quello che c'era già. Quindi di fatto l'analisi che è stata fatta in questo periodo è stata focalizzata nell'applicare il regime ordinario, quindi banalmente anche quello dell'imposta sostitutiva 601 sui finanziamenti, qualora applicabile, ed erano tutti comunque finanziamenti sopra il limite di 18 mesi un giorno, a dei finanziamenti che probabilmente avrebbero meritato di essere esentati per espressa disposizione di legge. È chiaro ed evidente che su finanziamenti da 25.000 euro probabilmente il problema dell'imposta sostitutiva, che valeva 62-63 euro, non era sostanziale o significativo. Però è anche vero che in realtà molte delle cose che sono state poste sul tavolo hanno posto dei dubbi. Stesso discorso, quello che è stato fatto poi col decreto Cura Italia, quindi antecedentemente, c'è cioè tutto il problema delle moratorie che hanno interessato il sistema bancario e anche peraltro gli intermediari finanziari, perché se proprio vogliamo c'erano dentro anche l'leasing finanziario. Quindi sicuramente se ci fosse stata una misura di favore volta a disciplinare in maniera chiara un regime di esenzione, perché questo di fatto era forse quello che si sarebbe potuto fare, ancorché con tutti i limiti che in questo momento il governo sta affrontando, probabilmente sarebbe stata una misura assolutamente ulteriormente agevolativa per le imprese. Sì, avrebbero avuto insomma una spinta propulsiva in più, mettiamola così, no? Si potrebbe, Probabilmente sì. ok, si sarebbe potuta completare in quel modo l'opera. Sellitto, allora, in questa fase di ripartenza naturalmente sono tante le questioni che diventano cruciali. Una di queste è anche la capacità dello Stato di attrarre investimenti. Restiamo ancora anche su come l'Italia si presenta, no? In una fase sicuramente critica da parte di contribuenti che hanno a disposizione grandi portafogli e quindi possono permettersi in qualche modo di contribuire proprio al bilancio dello Stato. La fiscalità legata al private banking. Cosa offre in questo momento? Cioè, quali sono, come dire, gli spunti, i margini di miglioramento che possiamo mettere sul tavolo? Buon pomeriggio ancora. Allora, diciamo che attrarre investimenti è cruciale sempre per un'economia, indipendentemente dal momento storico, a maggior ragione in un momento economico particolare dovuto a tutto quello che sappiamo. Ma oltre ad attrarre verso l'Italia, dal mio punto di vista, e su questo l'Italia si è allineata in massima a quello che hanno fatto altri paesi, la normativa sui cosiddetti res non dom 24 bis, la normativa per facilitare il rientro dei cosiddetti impatriati, quindi tutta una serie di normative veramente particolarmente attrattive, ma quindi oltre a attirare verso l'Italia, secondo me è opportuno attirare verso l'investimento. L'investimento di un grande patrimonio, quindi di una ricchezza importante, è da sempre un volano per la ricchezza poi reale del paese. E quindi in quest'ottica le forme di agevolative o di incentivo, o al limite anche di semplificazione, svolgono sicuramente un ruolo fondamentale. In uno scenario, diciamo, economico come quello italiano, ma che è caratterizzato, come sappiamo, da una struttura imprenditoriale ben definita e proprio che caratterizza il sistema economico italiano, quindi parlo del mondo della media impresa.
Oggi fare private banking, quindi occuparsi di private banking, vuol dire occuparsi della ricchezza delle famiglie, che è spesso la ricchezza dell'impresa. Quindi, cosa si può fare per aiutare il private banking e quindi di riflesso per aiutare tutta una serie di investimenti? Si può pensare, ad esempio, di razionalizzare alcune norme fiscali per rendere più semplice o più efficiente l'investimento. Mi viene in mente ad esempio la tematica della fiscalità degli organismi di investimento collettivo del risparmio o alcune complessità forse inutili nella regione di tassazione delle plusvalenze, ma anche l'idea che è stata diciamo avanzata da parecchi esperti di introdurre una fiscalità di vantaggio per investimenti duraturi. In questo momento queste forme di agevolazione possono essere davvero utili per permettere un investimento che poi diventa un investimento non soltanto del patrimonio immobiliare a favore del patrimonio immobiliare di una famiglia, ma diventa un investimento poi traslato nella ricchezza, Certo. diciamo, nell'economia reale. E a maggior ragione oggi è opportuno spostare questa analisi su come aiutare, come rendere più facile, come agevolare gli investimenti. Che sono collegati, che seguono quel filo di collegamento tra ricchezza, impresa e famiglia, che è un collegamento veramente sempre più stretto e sempre più compenetrato. Quindi ben vengano quelle agevolazioni che ci sono state, che sono state introdotte, come la proroga dei termini di rivalutazione delle partecipazioni, le agevolazioni per gli investimenti nelle start-up, le agevolazioni fiscali per gli investimenti nei PIR di tutti i tipi, con gli aumenti, diciamo, delle soglie di agevolazione. Ma perché no, in questo momento bisogna forse essere un pochettino più coraggiosi e introdurre anche altre forme di investimento come ipotesi forti di incentivi per facilitare la capitalizzazione delle imprese. Si è parlato di una sorta di superace, questa potrebbe essere davvero una forma di agevolazione importante. Insomma, serve tutto quello che può essere utile da una parte all'imprenditore. L'imprenditore genera ricchezza, l'imprenditore investe, l'imprenditore trasforma la sua ricchezza in asset immobiliari e il private banking gli dà una mano Certo. per generare ricchezza Ecco, se ho nell'economia. capito bene, questo processo si fa un po' più, come dire, rispetto al passato, però ancora bisognerebbe mettere a punto qualche tassellino, ho capito bene, no? Si deve Bisogna sempre andare verso sicuramente quella mettere a punto direzione. qualche tassellino. D'accordo, d'accordo. Poi lei ha Oggi usato. fare Prego, prego. dicevo che oggi fare private banking vuol dire veramente concentrarsi non solo sulle ricchezze dei rentier, ma sulle ricchezze degli imprenditori, che sono diciamo, il tessuto che sostiene l'economia italiana in tutto e per tutto. Certo, poi lei ha usato una parola su tutte, che è quella della semplificazione, insomma, che è una parola a cui bramiamo tutti, no? Soprattutto quando si parla di questi temi. Io vorrei tornare solo un istante ancora da Flora per poi andare da Lautieri, perché prima lei lo accennava, me lo sono segnato, quando si parla di decreto rilancio si parla della cessione dei crediti d'imposta anche per gli intermediari finanziari. Lei forse l'ha toccato sul finale del suo discorso di prima. Per agire, no? Ovviamente come volano dell'economia. Secondo lei questo è uno strumento pensato bene? Allora, è uno strumento molto importante ed è uno strumento che in questo momento, diciamo, gode di molta fortuna, soprattutto anche sulla stampa specializzata o meno. È sicuramente un importante strumento, almeno come idea, per far ripartire l'economia, perché consentirebbe fondamentalmente di far ripartire il settore dell'edilizia, quello di tutte le forniture e la costruzione diciamo, di edifici, il montaggio di pannelli solari e quello che è previsto dalla norma di legge. È una misura prevista dal decreto rilancio. Ecco, sulla forma della semplificazione non vorrei invece, diciamo, purtroppo esprimere in maniera negativa, perché onestamente di dubbi sull'applicazione della norma ce ne sono diversi, ancorché è stato promesso fondamentalmente che il decreto attuativo, che dovrebbe il provvedimento attuativo dell'Agenzia delle Entrate, dovrebbe in realtà far fronte e chiarire moltissimi dei dubbi che attualmente gli operatori si pongono in essere. Però sicuramente è una misura da salutare con molto favore, anche perché fondamentalmente il concetto di trasformare
una detrazione fiscale per determinate fattispecie, che sono quelle ovviamente relative al cappotto termico piuttosto che al sisma bonus, soprattutto in casi in cui, come l'Italia è un paese comunque ad alto rischio sismico, piuttosto che le colonnine per le auto elettriche e fotovoltaico, quindi tutto quello che è l'energia rinnovabile e tutto quello che oltretutto sono le altre disposizioni della norma. Fa sì che fondamentalmente, creando invece un credito di imposta della misura del 110%, quindi di un valore che è superiore a quello della spesa sostenuta, si pensa in un certo qual modo di poter far ripartire quantomeno quel tipo di settori, consentendo la cessione di questi crediti. Poi è tutto da discutere a che prezzo, ovviamente, però questi non sono aspetti che riguardano la norma fiscale, in Sì. primo luogo alle imprese che hanno fornito i lavori, ma in secondo luogo, per la prima volta, ed è questa è una grossa novità, fondamentalmente anche alle banche e agli intermediari finanziari, perché in passato le banche, ancorché vi fossero delle sorte di meccanismo di cessione di credito di imposta, ad esempio sull'ecobonus e così di questo genere, fondamentalmente erano riservate essenzialmente a utilities, mentre quindi il mercato delle banche era totalmente estraneo a questa tipologia diciamo merceologica. L'interesse quindi delle banche in questo momento è molto forte, anche perché comunque è un settore in cui le banche credono di poter fare il loro ruolo anche in maniera, diciamo, propositiva, e soprattutto aiutare le persone, i clienti a monetizzare il loro credito, e questo anche ovviamente le imprese. Perché? Perché questa tipologia di credito, e mi riferisco e soprattutto a quelle fatte sui lavori, possono essere ovviamente, diciamo, usufruite dal soggetto che ne fa fare i lavori. Possono essere cedute, una volta trasformate in credito d'imposta, all'impresa che ha fatto i lavori, nei limiti consentiti ovviamente dalla norma di legge, oppure possono essere cedute ad un intermediario finanziario. Vi Ok. sono una serie di dubbi, non ultimo uno che riguarda la responsabilità eventualmente degli intermediari finanziari che dovessero acquistare questo tipo di cose, però sicuramente, diciamo, è una misura che tutti quanti stanno vedendo con favore. Ok, bene, quindi diciamo è recepita in senso positivo. Questo poi era anche la domanda che, insomma, che nascondeva questa risposta, perché poi sappiamo molto bene quanto il sentiment rispetto a quello che si fa conti per investimenti e quindi propensione, per così dire, all'aiuto al paese in un momento precario. Allora, Sara Lautieri, adesso sentiamo anche il punto di vista assicurativo, per così dire, no? Continuiamo a parlare comunque di cessione dei crediti d'imposta, ma come in questo discorso si inseriscono proprio le compagnie di assicurazione e naturalmente quali cose è previsto dal decreto da questo punto di vista? Sì, grazie per la domanda. Innanzitutto anche le imprese del settore assicurativo come le banche hanno la possibilità di aderire a questa normativa, quindi di offrire ai propri, diciamo, clienti, che sono anche le persone fisiche, i condomini, che sono i soggetti destinatari della norma, quindi la possibilità di offrire una serie di servizi che partono dal prodotto assicurativo sia proprio all'acquisto del credito d'imposta. E infatti, in relazione all'acquisto, è importante anche fare alcune precisazioni a completamento anche di quello che diceva prima la collega Flora, nel senso che la novità più importante riguarda anche la modalità di fruizione di questa agevolazione, per cui per il cessionario è importante dire che può essere utilizzato il credito d'imposta con la stessa ripartizione in quote che sarebbe spettata, diciamo, al soggetto destinatario della detrazione, quindi alla persona fisica. E Sì. la quota di credito non utilizzata può poi essere utilizzata, diciamo, non può essere utilizzata negli anni successivi, quindi bisogna seguire la stessa ripartizione. La possibilità di cedere questi crediti d'imposta alle imprese, diciamo, del settore finanziario, quindi alle banche e alle assicurazioni, ha rappresentato, secondo me, fin da subito un'opportunità veramente molto interessante. Tuttavia, la convenienza effettiva è emersa poi, per parlare anche dell'iter, diciamo, legislativo di questo provvedimento, l'effettiva convenienza è emersa poi con gli emendamenti che sono stati apportati per quanto riguarda l'utilizzo, le modalità di utilizzo di questi crediti, che vengono acquistati. Infatti, diciamo che credo che tutto il settore un po' si sia fatto promotore della richiesta specifica di questi emendamenti, perché il requisito essenziale perché questo strumento effettivamente funzioni, abbia una diffusione importante,
è che questi crediti siano utilizzabili dai cessionari, quindi dai diversi cessionari, in un quadro sicuramente di certezza normativa. Quindi, oltre al regime a cui faceva riferimento prima la collega della responsabilità. Quindi dal punto di vista degli emendamenti è stata confermata la possibilità di utilizzo dei crediti senza l'applicazione dei limiti alle compensazioni annue e senza l'applicazione di limiti alla possibilità di compensare per alcune specifiche normative che sono proprio rilevanti per le imprese del settore bancario assicurativo. Quindi credo che, ripeto, che sia una misura veramente rilevante. Un ultimo punto che volevo sottolineare è anche la possibilità, in caso di cessione del credito, di stipulare una polizza contro il rischio di venti calamitosi, quindi per il sisma bonus, la cui detrazione spetta in misura più elevata, quindi in misura pari al 90%. 90%, ok. Ecco, resti lì perché tra poco torno ancora da lei, Lautieri, perché siccome finora abbiamo detto ciò che è stato fatto, tra poco mi piacerebbe chiederle che cosa dovrebbe essere fatto, perché poi lo scopo di queste tavole rotonde, di questi incontri televisivi, è proprio quello di capire anche cosa manca a ciò che evidentemente è stato già messo in campo. Però io a Flora, torno ancora da lei, volevo ripartire ancora dal decreto Cura Italia, che tra le altre cose prevede anche la cessione di crediti UTP da parte di banche e la correlata trasformazione di attività fiscali proprio anticipate in crediti di imposta. Questa misura quali effetti potrebbe avere sulle banche retail? Allora, specifichiamo innanzitutto un paio di cose perché è una misura estremamente tecnica destinata, se vogliamo, alle banche retail, però fondamentalmente è destinata a far sì che le banche possano fare pulizia nei loro bilanci, sia dal punto di vista, diciamo, contabile, sia dal punto di vista soprattutto di vigilanza. Che cosa succede? Con la norma del decreto Cura Italia, fondamentalmente viene consentito nel caso di cessione pro soluto di crediti che sono scaduti da più di 90 giorni, quindi quelli che vengono considerati convenzionalmente UTP, non anche it pay, fondamentalmente nel momento in cui vengono ceduti a soggetti esterni, ovviamente al gruppo bancario, per evitare ovvie manovre elusive che la norma in questo momento vorrebbe disincentivare, viene consentita la trasformazione in crediti di imposta di un ammontare forfettario parametrato al valore originario del credito che è stato ceduto, e questo è il parametro che si viene utilizzato per la trasformazione in credito d'imposta. Fondamentalmente sono le cosiddette DTA, cioè le attività fiscali differite di cui le banche hanno notevoli dimensioni in bilancio, notevoli quantità in bilancio, perché che cosa sono le attività fondamentalmente fiscali differite? Sono tutte quante le porzioni di imposta che sono state pagate negli anni, soprattutto in relazione a svalutazione di crediti o piuttosto a ripartizione delle quote dell'avviamento. Quindi cose che magari una volta, ad esempio, soprattutto per i crediti erano ripartibili in quote da diciottesimi, quindi figuriamoci la perdita di crediti. A questo punto, tutte queste attività che sono iscritte in bilancio, fondamentalmente, e che pesano anche sotto diversi profili, fondamentalmente possono essere trasformate nei limiti previsti dalla norma di legge, e vale anche per quelle che non sono iscritte in bilancio perché non rispettano i requisiti per acquisizione. Fondamentalmente, possono essere trasformate in crediti d'imposta, quali però? Solamente quelle che fondamentalmente sono afferibili a perdite fiscali o al cosiddetto eccedenza del rendimento nozionale, quindi dell'ACE. Quindi di nuovo a cose che sono molto tipiche, se vogliamo, del mondo bancario come dimensioni, però fondamentalmente la trasformazione di un credito e la creazione di un credito d'imposta ulteriore rispetto a tutti quelli che abbiamo visto già prima, fondamentalmente dovrebbe consentire alle banche di aiutare lo smobilizzo dei crediti deteriorati, che quindi è anche una delle misure che, se vogliamo, anche le autorità di vigilanza stanno incentivando, a fronte però di un beneficio che non è la mera semplice perdita, diciamo, sia contabile che fiscale, perché ovviamente il credito non viene venduto al suo valore nominale, bensì viene riconosciuta una sorta di forma di credito d'imposta che poi può essere recuperato secondo le modalità previste dalla norma di legge. È ovvio che vi sono dei limiti, probabilmente questi limiti, dato anche, diciamo, quello che ci si aspetta in futuro sul numero degli UTP,
se le banche troveranno nei loro bilanci, probabilmente potrebbe essere aumentato, però voglio dire, sicuramente è una misura da vedere con favore, con interesse, quantomeno come primo step. Anche su questa vi sono però alcuni dubbi interpretativi anche non banali, perché derivano anche da richieste ed emendamenti che erano stati apportati o comunque proposti in sede di conversione del decreto, ma che purtroppo anche per la fretta con il quale il decreto Cura Italia ha dovuto essere convertito in legge, però ovvie ragioni non fiscali, non sono stati recepiti. Stiamo sempre in attesa della circolare ministeriale che prima o poi uscirà, della circolare dell'Agenzia delle Entrate, pardon, e vi sono comunque alcuni aspetti da chiarire, ma sicuramente è una cosa su cui gli intermediari finanziari e bancari in questo momento stanno, diciamo, facendo le loro valutazioni. Ecco, mi sembra di sentire, Flora, insomma, un po' di dubbi anche rispetto alla tempestività con la quale potrebbero essere poi messe a punto tutte le cose, no? Ma nel senso è anche una cosa normale. Abbiamo sempre il timore che le cose vengano fatte, ma che poi per renderle effettivamente concrete passi del tempo, no? È così? Cioè lei teme che si possa trascinare troppo ciascun tipo di situazione? Allora, il problema è che ovviamente tutte queste misure sono necessariamente misure a tempo, a termine, quindi, no? Certo. Nel senso, per poter godere di alcuni di questi benefici, è ovvio che lei deve comunque esercitare determinati comportamenti entro e non oltre una certa data. Allora, per andare a cedere fondamentalmente i crediti UTP che abbiamo tempo per farlo fino alla fine di questo anno solare, è chiaro ed evidente che in questo momento le banche probabilmente stanno progettando o stanno ragionando sulla possibilità di cederli, però è anche vero che nel momento in cui vi fossero una serie di preoccupazioni o dei dubbi, e non solo di natura fiscale, ovviamente, vuol dire anche fare un po' un salto nel buio, perché non stiamo parlando comunque di importi limitati, sono importi abbastanza significativi, quindi è Certo, ovvio che un minimo certo. di certezza normativa assolutamente ci vuole. Con ciò Assolutamente. non voglio dire che non siano stati fatti dei passi enormi, No, perché no, 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 no. onestamente. Infatti le state raccontando, ma assolutamente, infatti come ho detto prima, così torno anche da Lautieri e poi torno da Sellitto. Abbiamo comunque già affrontato quello che è stato fatto e ci mancherebbe, sono riconosciute, no, anche le questioni portate avanti, però adesso mi piacerebbe capire che cosa dovrebbe essere fatto, cioè quello che insomma chiamiamoli nel pacchetto dei desiderata permane ancora. Quindi Lautieri, quale misure fiscali ritiene importante proprio per sostenere in questo momento l'economia, in generale il settore assicurativo, visto che insomma, lei parla per il settore suo di riferimento? Certo. Allora, ricollegandomi a quello che dicevo prima, con riferimento alla cessione dei crediti d'imposta e al sisma bonus, sicuramente l'intervento che per noi sarebbe auspicabile è un sistema di gestione di questo rischio catastrofale più a 360 gradi. Infatti, in questo senso, gli articoli del decreto collegano diciamo, la promozione di questi interventi edilizi ai fini preventivi e la sottoscrizione della polizza catastrofale al meccanismo della cessione del credito. Invece, dal nostro punto di vista, con alcuni correttivi, questa iniziativa potrebbe contribuire a promuovere in maniera più importante le coperture contro i rischi di questa tipologia, come alluvioni, terremoti, che comunque sono presenti, sono stati presenti anche nel nostro paese. In particolare, diciamo che la possibilità di effettuare queste coperture, quindi di anche beneficiare di godere della detrazione, dovrebbe essere prevista, secondo noi, anche indipendentemente dalla zona geografica dell'immobile, per effettivamente consentire una maggiore copertura anche in zone che magari hanno una minore caratterizzazione per queste tipologie di eventi di tipo sismico. Ok. Questo, diciamo, ricollegandoci a quello che dicevamo prima, in linea generale, noi, diciamo, come imprese del settore assicurativo, abbiamo visto che uno dei maggiori interventi di rilievo del decreto legge, del decreto rilancio, ha riguardato, diciamo, la Che peraltro, cancellazione di. diciamo, prima non l'abbiamo detto, il decreto rilancio proprio oggi è diventato legge, leggo adesso la notizia, insomma, è stata battuta poco fa dalle agenzie, è arrivata la fiducia al Senato con 159 sì, quindi insomma, possiamo parlarne in termini proprio di legge vera e propria. Esatto, Esatto, soprattutto di quegli emendamenti che dicevamo prima. appunto, così almeno diventa anche più effettivo ed efficace quello che oggi stiamo raccontando in questa tavola rotonda. Ecco, prego. Esatto.
Per quanto riguarda, sì, dicevo, uno degli interventi di maggiore rilievo che erano stati previsti dal decreto, che quindi adesso è diventato legge, era proprio nell'ambito dell'IRAP, con la cancellazione di versamenti di imposta che erano già ordinariamente dovuti, il saldo 2019 e la prima rata di acconto 2020. Personalmente non si capisce, diciamo, si fa fatica a capire l'esclusione delle imprese di alcuni settori e anche in particolare delle imprese di assicurazione da questo meccanismo, da questo beneficio, quasi come se non avessimo risentito, diciamo, della congiuntura negativa dell'emergenza Covid-19. Quindi questa esclusione del settore ci è sembrata abbastanza incomprensibile, considerando anche che le nostre imprese pagano un'IRAP con un'aliquota superiore, hanno pagato negli anni precedenti un'IRAP con un'aliquota superiore rispetto a quella, diciamo, ordinaria del 3,9%. Certo, E ok. parlando sempre come ultimo punto di una norma specifica del nostro settore, dal 2002 noi paghiamo anche un'imposta particolare che è una sorta di prelievo dell'imposta sulle riserve matematiche, che è un prelievo che viene proprio effettuato in misura percentuale rispetto a un ammontare che è presente in bilancio a una determinata data. Questa è una sorta di anticipazione di imposta, ma il meccanismo poi non consente un effettivo recupero. E anche in questo senso le imprese del settore assicurativo hanno contribuito in maniera importante comunque Sì, ai conti dello Stato, alla certo. finanza pubblica. Ecco, intanto proprio vedete, stavo anche guardando, insomma, sui principali siti, dal superbonus alle auto, tutte le novità. Si parla di decreto legge rilancio che è diventato legge, peraltro con le proteste delle opposizioni. Ricordiamo che effettivamente il testo doveva essere convertito in legge entro il 18, quindi entro dopodomani, e mancavano 48 ore sostanzialmente alla scadenza, ed è arrivato l'ok definitivo con il testo blindato. Per questo le opposizioni si sono lamentate. Va bene, queste sono tutte questioni politiche. Quello che a noi interessa invece qui è capire, insomma, da adesso in avanti come si può ragionare. Quindi torno da Sellitto per cercare anche con lei di sciogliere ulteriori nodi sul futuro, quindi per capire come guardare al futuro. Abbiamo già detto che è fondamentale la capacità di creare attrattività, no, per tutti coloro che hanno grandi portafogli. Nel private banking invece aleggia il tema della patrimoniale. Ecco qua un altro tema squisitamente politico, se vogliamo, no? Che però, insomma, si ha il timore che al posto di rilanciare l'economia, visto che stiamo parlando di questo, possa affossarla o comunque penalizzarla in qualche modo, cioè rendere l'Italia meno attrattiva, che è la questione di cui stiamo discutendo. Secondo lei, quale effetto potrebbe avere una patrimoniale in questo contesto storico? Questa è una domanda, come si dice, da un milione di dollari, no? Lo so. Allora, è vero che la patrimoniale è un tema, diciamo, sempre verde, no? Che riemerge puntualmente nei periodi di crisi e difficoltà, no? Come una facile modalità per reperire risorse dove non vi sono risorse. E è un tema non solo italiano, perché sapete, avete letto di questi giorni di un gruppo di miliardari americani che hanno sottoscritto una petizione per introdurre una patrimoniale destinata al pagamento diciamo, dell'emergenza Covid negli Stati Uniti, quindi una proposta di autotassazione patrimoniale a fini, diciamo, benefici, no? Come se fosse una sorta di donazione. Però diciamo, il mondo della patrimoniale è un mondo molto ampio perché dobbiamo cominciare a capire di che cosa si parla. Oggi si parla soltanto, sono dei rumors, non ci sono atti o comunque proposte, diciamo, avanzate, quindi si discute veramente de iure condendo, ma di che cosa parliamo? Parliamo di un prelievo forzoso, di una patrimoniale in generale, una patrimoniale su singoli beni, come peraltro c'è già, no? In un certo modo in Italia. È chiaro che come tutte le nuove imposte non può che avere un effetto negativo sul sistema, perché questo comporta chiaramente meno attrazione per chi vuole venire in Italia con grandi patrimoni e si trasferisce in Italia, se dovesse essere soggetto a una patrimoniale, e comunque meno ricchezza che può essere investita nell'economia reale. E in questo periodo si legge, si discute con i colleghi anche di, no, di trasferimenti di asset all'estero, di strutture o di creazione di strutture particolari per evitare una possibile applicazione, un'ipotetica patrimoniale. Oggi,
Quello che posso dire è che parlare di rumors è sempre complicato, ma se dovesse essere introdotta una norma che va a colpire in modo con un'imposta patrimoniale, diciamo, la redazione attenta di questa norma, renderebbe del tutto inutile quello che si sta facendo oggi per evitare la patrimoniale, cioè il Ok. trasferimento degli asset all'estero o strutture particolari. Quindi, dal mio punto di vista, potrebbe avere sicuramente un effetto quantomeno non positivo. Ma è un mondo molto troppo ampio per poter fare delle previsioni specifiche senza avere una norma da analizzare. È chiaro che l'unico modo per non essere soggetti alla patrimoniale è non avere un patrimonio. Questo, No, altrimenti, è certo, assolutamente. qualunque una norma scritta bene colpisce veramente tutti i patrimoni in qualunque modo determinato. Senta, a questo punto le faccio anche un'altra domanda. Se una patrimoniale potrebbe avere questo effetto dirompente, ovviamente negativo, a proposito come dire, della collaborazione volontaria, cioè della voluntary disclosure, cosa ne pensa? Cioè, se il fisco, ovviamente, ricordiamo, mettesse a disposizione dei cittadini la possibilità di sistemare le posizioni, no? Le proprie posizioni fiscali, questo potrebbe essere come dire, un tema percorribile invece? Anche qui, se ne è parlato parecchio qualche mesetto fa, ora sembra che se ne stia parlando un po' meno. Chiaro che questa potrebbe essere una soluzione, ma io non voglio esprimermi sulla questione voluntary come, diciamo, dal punto di vista politico, come ennesimo o non colpo di spugna su comportamenti non in linea con i dettami normativi. Però è oggettivo che le stime, le analisi che sono state fatte ci dicono che il valore del sommerso è davvero impressionante. Alcune stime parlano di centinaia di miliardi. E quindi riuscire a rimettere nel circuito virtuoso queste somme sarebbe davvero molto utile. Quindi parlare di VDI, di voluntary disclosure, di collaborazione volontaria, chiamiamola come vogliamo, vuol dire sì parlare di asset esteri non regolarizzati nelle precedenti, diciamo, versioni di questo strumento, ma soprattutto della regolarizzazione di quello che è il famoso contante, di tutto quello che è il sommerso che è in Italia. E un piano di regolarizzazione serio di questo tipo, per essere credibile, deve per forza in questo periodo essere accompagnato da qualcos'altro. Io penso a forme obbligatorie di reinvestimento di questi asset nell'economia reale, chiaramente oltre al pagamento delle imposte. Poste, delle evase a suo tempo, delle sanzioni in forma ridotta, se non ci sarebbe, come dire, no, un'attrattività per fare questa cosa, però non possiamo limitarci ora a regolarizzare, punto. Deve essere tutto veicolato nell'economia reale, quindi ad esempio in fondi che investono in piccole e medie imprese italiane, in titoli del debito pubblico. Sono state fatte alcune proposte che secondo me potrebbero davvero dare un'altra, come dire, colorare in un altro modo un programma di voluntary disclosure. D'accordo, d'accordo. Insomma, quindi mi pare. Così chiudiamo questa prima tavola rotonda di capire che tutti e tre i miei relatori, insomma, siano d'accordo nel dire che in questo periodo e soprattutto guardando al futuro delle cose sono già state fatte, chiaramente mancano dei passaggi. Uno poteva essere anche l'approvazione del decreto che è stato approvato oggi in Senato con tutto quello che ovviamente comprende. Vedremo poi se in tempi anche brevi, tempestivi, si riuscirà a ottenere quello che ancora non abbiamo ottenuto fino adesso. Allora io vi saluto di nuovo tutti e tre e vi ringrazio naturalmente Paola Flora, grazie Sara Lautieri e Ernesto Sellitto per essere stati con me. Grazie, buon pomeriggio. Grazie, arrivederci. Grazie, grazie mille naturalmente per essere stati con i nostri telespettatori. Un primo spunto decisamente importante, adesso dopo la pubblicità proveremo a fare un passo ulteriore, cioè cercheremo di capire che cosa è stato fatto in Italia rispetto ad altri paesi, così per capire se l'Italia, visto che abbiamo usato questa parola anche nel primo blocco, si mostra attrattiva nei confronti di altri paesi stranieri. Vi aspetto tra poco.